Tredicesima giornata del campionato nazionale dilettanti Girone E. L'Arezzo anticipa il sabato al Città di Castello contro lo Sporting Trestina, che viene dalla vittoria in casa contro la Flaminia Civita Castellana. Arezzo che viene invece da 6 risultati utili consecutivi. C'è Quadrini, manca Rubechini e Dromela fermi per problemi muscolari. Trestina che anziché il 4-3-3 disputa la partita con un 4-1-4-1 per fermare sia gli esterni che la tre quarti Amaranto. Un modulo schierato così dall'allenatore Valori prima dell'incontro, un minuto di raccoglimento per le vittime dell'alluvione in Sardegna. Per quanto riguarda l'Arezzo, un 4-2-3-1 con Carfora e Cartelli, soprattutto una formazione completamente diversa rispetto a quella che ha giocato in Coppa mercoledì contro il Gualdo. Si parte subito, l'Arezzo ci prova con Essussi, prova a duettare con Di Santa, alla fine si accentra il suo tiro a giro il sinistro, è preda dei guanti di Ceccagnoli che poi spiglia la squadra. Angolo di Quadrini, esce Ceccagnoli, prova Carminucci a rimettere al centro, ma l'arbitro ferma tutto per un fallo. Ancora Quadrini in mezzo, Dierna anticipa Ceccagnoli ma non inquadra la porta e si mangia una chiara occasione da gol. Qui è Essussi che prova ad entrare in area, cade ma l'arbitro lascia correre, il contrasto con Matarazzi viene considerato tutt'altro che falloso. Carfora, scodella in mezzo, il pallone, Martinez circa, Dierna su Ceccagnoli, parata d'istinto del numero 1 del Trestina che salva il risultato. Qui è Mancini per il Trestina che avvia la trappola del fuorigioco, arriva tu per tu con Scarpelli, brava a restare in piedi fino all'ultimo e qui fallisce una netta occasione Mancini che spara sull'esterno della rete. Occasione per l'Arezzo, Martinez botta da fuori, il suo destro è ampiamente sopra la traversa e Trestina si salva. Qui Ceccagnoli in mezzo a due, Di Santo porta via il pallone, Carfora insiste, recupera palla con Carminucci, nonostante il giocatore amaranto a terra si decide di proseguire. Carfora steso da Ceccagnoli, Quadrini potrebbe andare al tiro dal limite ma l'arbitro ferma, non dà il vantaggio e ammonisce il capitano del Trestina. Ancora un angolo, Quadrini sempre in mezzo, Zaccanti devia, il pallone attraversa l'area piccola ma nessuno è pronto a ribadire in rete. Punizione di Carfora, Ceccagnoli anticipato da Essussi ma nulla di fatto. Secondo tempo, Ceccagnoli, punizione respinta dalla barriera dell'Arezzo. Ancora l'Arezzo che si rende pericoloso solo su punizione, anche qui con il colpo di testa di Essussi che è scialato. Qui c'è un ottimo spunto di Martinez in mezzo, Invernizzi che era appena subentrato non riesce ad anticipare Ceccagnoli che blocca. Angolo di Carfora, allontana il Trestina, stop di petto di Tonetto, sinistro, para Ceccagnoli a terra. La partita brutta, bloccata, l'Arezzo agisce solo su punizione, si animano gli animi solamente verso a 10 minuti dalla fine, quando per un pallone non restituito alla panchina del Trestina ne fanno le spese De Martino e il secondo portiere del Trestina Massetti, che vengono allontanati dal direttore di gara. Il Trestina in un momento di break riesce a trovare il gol, Stella mette al centro per Santini che si gira, gran gol con questa palla che si infila all'angolino, il classe 94 del Trestina, ex Chievo Verone, infila la palla sotto la traversa dove non può arrivare Scarpelli e firma un vantaggio tutt'altro che immeritato per il Trestina. Saltano i nervi a Quadrini per questo brutto intervento su Mancini, rimedia il rosso e guadagna la doccia anticipata rispetto ai compagni. 6 minuti di recupero, l'Arezzo non sembra crederci ma arriva comunque il pareggio sulla sponda di Invernizzi, Diemé è il più lesto di tutti e dopo la rete segnata in Coppa con il Gualdo Casacastalda trova il pari in casa del Trestina. Un Arezzo che dovrà fare a meno di Quadrini e con gli infortuni di Rubechini c'è poco da stare sereni nella settimana che porta al big match con il Foligno.